Allora, raga, prima di partire subito col video, vi volevo dire che nel viaggio, diciamo, durante il mio soggiorno a Madrid, ho avuto dei problemi con questa videocamera, quindi non sono riuscito a fare tutte le riprese che volevo fare. Fortunatamente alcune riprese, tipo appunto quelle nella parte scusatemi, sono tornato da poco, sono distrutto, quindi non ci saranno tagli su questa parte proprio. Sono veramente distrutto. Dicevo, la parte dentro il negozio, mentre vado a vedere questo schifo, questo proprio che vedete tra poco, sono riuscito a registrarlo. Ho registrato anche altre due o tre parti carine, divertenti, tipo il room tour della stanza d'hotel, eccetera. E per il resto penso di mettervi qualche storia che ho postato su Instagram, alcune magari dei posti tipici, quindi la Gran Via, che è tipo la via dove stanno tutti i negozi, eccetera. E poi appunto postare tutto quello che sono riuscito a registrare. Adesso fortunatamente ho aggiustato la telecamera, l'ho aggiustata in aereo al ritorno, e perché c'era un problema, vabbè, senza che me lo avessi a spiegare, però fatto sta che adesso fortunatamente funziona, quindi riprendo normalmente a fare video. Mi dispiace non aver ripreso tutto, però adesso senza perderci in chiacchiere iniziamo col video. Allora, siamo arrivati, perché non sono da solo qui a Madrid, adesso vedrete, siamo arrivati da qualche giorno a Madrid, sto facendo questa parte del vlog qualche giorno dopo, perché dobbiamo un attimo riprendere anche dalla giornata di oggi, abbiamo camminato tutto il giorno, sono circa le 6 di sera adesso. Lasciate perdere i miei capelli che sono appena uscito dalla doccia. E adesso vi faccio vedere al volo com'è la nostra sistemazione, che siamo in 4 in stanza e praticamente è una singola con 4 letti, adesso vi faccio vedere. Allora, intanto al bagno, che io sono qua, qui c'è uno specchio, ok. Intanto al bagno c'è un altro mio amico, che ora siamo uno, due, io e quello al bagno, che però non mi sente. Max! Non mi sente, penso che l'unico modo per attirare la sua attenzione sia questo, un attimo. No, nulla, reazione nulla, è morto in doccia, Max. Ok. Max, sei vivo? Ok, ottimo. Niente, la camera è piccolissima, siamo in quattro. Ciao Riccardo, manda un saluto a tutti i tuoi fan. Benissimo. Ciao Luca, lo stesso vale per te. Luca. Allora, vabbè, valigie varie, eccetera. Comodino, la stanza è minuscola, quattro letti tutti attaccati, praticamente matrimoniali, una TV che non prende nessun canale. Quindi, cazzo, si accende? Benissimo, nessun canale prende questa TV, quindi è completamente inutile. Poi, roba varia. Luca, che era incluso nella stanza. Calzini sparsi, queste sono le mie due valigie da viaggio, una e due. Qua sotto ci sono le mie scarpe, una, due e tre. Qui c'è la sigaretta elettronica che sta in carica, qui c'è il mio telefono che sta in carica, il liquido della sigaretta, 5 euro, power. Ma poi insomma questo è un regalo. Dolci vari, questa è la busta di panni sporchi, non credo sia così interessante. E regà, vi ho detto, è minuscola la stanza. Due lampade, non c'è neanche un lampadario grande. Riccardo, commentaci questa stanza. Abbastanza. E poi tocco finale, questa è la classe, ora abbiamo addirittura una finestra che dovrebbe, che il cazzo si apre, ok? Che non ha neanche un balconcino e noi vediamo questa roba qua, cioè nulla, assolutamente il vuoto. Un quadro che dovrebbe essere un tramonto. Giacche varie, io mi sono preso tre quarti dell'armadio, è un po' sparsa la roba, però qui c'è più o meno quasi tutta roba mia.
t-shirt, pantaloni, roba, cassaforte. E poi il pezzo forte che abbiamo quasi finito. Il frigo bar che non si accende più, non so perché ieri faceva la luce, oggi no. Con dei Kit Kat. Allora, hanno rimesso i Kit Kat che si eravamo mangiati. L'hanno rimessi. Se li rimaniamo? Dai, succhi vari, bibite, una Schweppes, acqua, tutta roba che costa un fottio e che noi mangeremo e berremo perché siamo degli animali. E niente, questa è la nostra piccola stanza in quattro. Stasera andiamo a bere qualcosa e ora dormiamo un po', ci riposiamo e niente, adesso vediamo cosa fare. Allora, raga, sono arrivato a Madrid da circa 5-6 ore. Adesso sto nella Gran Via, cioè vicino alla Gran Via, è un'altra parte in cui ci stanno tutti i negozietti. E ho cercato su Google la via dove c'è il negozio di Supreme Spain, quindi Supreme Falso. E sta qui accanto a me. Adesso ve lo faccio vedere, non c'è neanche l'insegna, probabilmente l'avranno staccata. E proverò a entrare a fare qualche ripresa e vedere, a farvi vedere lo scempio e la merda che è questo negozio. Quindi adesso proviamo a entrare. Voglio cantare una vita, voglio cantare prigionieri. Regà, non si possono fare video, però io provo a far così. Andrea? Senti, io sto dentro al negozio qua a Madrid. Sì, ma un po' fuori. No, 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 mo arriviamo, 5 minuti arriviamo. Sì, no, ma tranquillo. Va bene, ok, 5 minuti. Chi resiste più a lungo senza vomitare si mangerà l'ultima fetta di torta. Ok ragazzi, ci siamo. Come sta il vostro stomaco? Bene, per ora bene. Ok, fantastico. Ancora niente? Perfetto, perfetto. Non so se avete assaggiato quella torta, ma credetemi è davvero speciale. Proviene dalla vendita di torte e biscotti per beneficenza, dove Lois... Oh, meno uno! Conosco un tale che non avrà nessun problema. Comincio a sentirmi un tantino strano. Io mi sento benissimo, immagino che... Porca zozza, vuol dire che ho vinto io, me la... Allora, raga, come avete visto, all'interno del negozio non si poteva riprendere, quindi ho dovuto fare col telefono in maniera molto James Bond. Però avete visto, raga, com'è dentro, è una merda. Ci sono le valigie, le felpe, le box logo, le collaborazioni con Thrasher, proprio completamente a caso. E i prezzi sono pure alti, una felpa 100 euro, ci sono le tavole, ci sono le... la sparasoldi, l'insegna è rotta. Insomma, raga, è un negozio che è proprio di merda, è proprio Supreme Spain, è una merda. Ci sono entrato giusto per farvelo vedere, ma non è proprio cosa. Adesso sto tornando qua nella Gran Via e vado a vedere qualche negozio serio e niente, bella.